Kursaal di Merano, in riva al Passirio. 13ª seduta congiunta delle assemblee legislative della provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della provincia autonoma di Trento. È stato il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, Josef Nogler, ad inaugurare la giornata di lavori, ricordando che proprio al Kursaal, il 21 maggio del 91, si svolse la prima seduta congiunta delle 3 assemblee legislative. Traffico, ambiente, gestione dei rischi naturali ed eventi comuni, i temi affrontati. È l'importanza di questo Dreier Landtag, che di solito facciamo sempre ogni 2 anni. Questa volta l'abbiamo fatto dopo 3 anni. E l'importanza più o meno è questa, che discutiamo insieme dei nostri problemi, dei problemi che abbiamo in comune. E sono di solito sempre le solite discussioni, che l'autoprenero, il corridor dell'autoprenero, anche la mobilità in generale, anche per quanto riguarda altri problemi che discutiamo e risolviamo anche dei problemi che si pongono. Tra il 1991 e il 2016 sono state approvate 213 delibere della seduta congiunta. Di queste, solo 15 non sono state attuate. La dimostrazione della concretezza dei lavori dell'Assemblea. L'importanza per quanto riguarda anche la riunione di oggi del Dreier Landtag qui a Merano è molto semplice. Devo dire che si sta lavorando con 3 territori su tematiche che ci accomunano, in particolar modo il problema del traffico, infatti si sta discutendo tanto di traffico, il problema della sanità, il problema dei servizi alla montagna, la viabilità, tutto temi che toccano 3 territori di montagna, che è il Trentino, territorio montagnoso, il Sud Tirolo, territorio montagnoso, e il Tirolo, 3 territori che, devo dire, hanno convissuto tanti anni assieme, fino al 1918, e che stanno recuperando praticamente una collaborazione a favore di tutta la nostra comunità e tutta la nostra gente che vive in alta montagna. L'importanza della collaborazione a livello legislativo, oltre che esecutivo, è stata sottolineata proprio dai 3 presidenti dei rispettivi governi locali. La riunione di tutti i 3 consigli dell'Euregio è il momento in cui possiamo condividere le nostre strategie riguardo ai temi più importanti della politica. Oggi si è parlato tanto di traffico, si è parlato di trasporto merci, lo spostamento della gomma e la rotaia, vogliamo finalmente la verità sui costi anche del trasporto su strada e vogliamo migliorare l'infrastruttura ferroviaria. Ma oltre a questo si è parlato anche di altri temi, ovviamente, il cambio climatico, le misure che possiamo intraprendere noi e le richieste che possiamo fare nei confronti degli Stati dell'Unione Europea. Strategia comune per il corridoio del Brennero, l'organizzazione di eventi di promozione dei prodotti e delle usanze tipiche dei 3 territori, la gestione transfrontaliera dei rischi naturali nel quadro dell'Euregio. Sono state queste le prime 3 mozioni approvate all'unanimità dall'Assemblea. Questo è un esempio di Europa delle regioni, di autonomia nella diversità, come ho detto, che serve anche all'Europa stessa, serve all'Europa per progettare iniziative che sono transfrontaliere, che vanno al di là degli stati oggi esistenti, fra territori che hanno radici e problematiche comuni. Questo è anche un modello virtuoso per la costruzione di un'Europa delle regioni come noi vogliamo fare. I risultati dell'Assemblea sono frutto di un assiduo lavoro parlamentare con l'obiettivo di prendere iniziative importanti per il futuro dei 3 territori. Grazie a questa collaborazione si è trovata l'unanimità sui temi di fondamentale importanza, riducendo anche il numero delle mozioni a favore di una più ampia concretezza.